Benvenuti in questa nuova puntata di XTB Live News. Io sono Federico Ronzoni, fondatore di Tartoro, l'azienda di educazione finanziaria rivolta ai giovani che insegna come risparmiare, come investire e qual è la psicologia vincente sui mercati finanziari. Nuova settimana e nuova puntata, nuovo aggiornamento per quanto riguarda il prezzo di Bitcoin e delle altre criptovalute che attualmente stanno vivendo un periodo tonico, cioè in realtà ricordiamoci dove siamo, nel senso che siamo a $24,000 e tre mesi fa qualsiasi persona avesse detto Bitcoin è a $24,000, tutti avrebbero detto oh mio Dio, no, la crisi, cioè. Quindi ricordiamoci che siamo comunque ad un prezzo basso per Bitcoin e quindi la situazione rimane di estremo bear market. Lo sappiamo che comunque durante i bear market vedere dei momenti in cui il prezzo risale è comunque normalissimo, cioè non è che il prezzo può sempre scendere. Però ora in questa puntata vedremo tutto meglio e vi aggiornerò sul tutto e sul da farsi, su cosa sta succedendo, cosa è successo ieri, insomma facciamo un po' il nostro classico episodio. Prima di iniziare vi ricordo che non sono consigli finanziari e fate sempre le vostre ricerche prima di investire sui mercati. Allora ragazzi, partiamo dalla giornata di ieri. Ieri è stata una giornata importante perché, come vi ho riportato sul mio gruppo Telegram gratuito, se volete iscrivervi il link è questo qui, ok, su Telegram, praticamente è un gruppo di notizie. L'inflazione di luglio praticamente è più 8.5% sotto le aspettative. Infatti il consenso era a 8.9 e tra l'altro il precedente era 9.1. Se vediamo l'inflazione, che cosa ha iniziato a fare? Ha iniziato a virare verso il basso. Ora, un mese è presto per dire che il trend sia finito, però ricordiamoci che nel caso in cui l'inflazione dovesse scendere, e che comunque adesso ragazzi rimane alta perché l'8.5 è comunque un'inflazione alta, nel caso in cui però l'inflazione dovesse aver raggiunto il suo cosiddetto picco, come in questi casi precedenti, casi passati, allora i mercati festeggiano, ragazzi. Perché festeggiano? Perché le politiche monetarie si aspettano sempre meno restrittive, quindi i tassi di interesse inizieranno a scendere, quindi si stampano più soldi, quindi i mercati sono più felici, eccetera eccetera eccetera. Sappiamo che Bitcoin è estremamente correlato ai mercati tradizionali e chi dice il contrario, purtroppo io vedo come c'è ancora tanta gente che dice no ragazzi, le cripto ormai sono un asset praticamente quasi tradizionale, nel senso l'economia, anche se Bitcoin decentralizzato, ok, però tutti gli asset, cioè, sono correlati, ok. Bitcoin non è un asset decorrelato dal mondo, Bitcoin fa parte del mondo e quindi se i mercati tradizionali vanno male, anche Bitcoin va male, dato che al momento Bitcoin viene in questa fase di mercato associato a un asset tecnologico, non è ancora l'oro, non ha ancora quella market cap da dire allora faccio quello che voglio. È purtroppo un asset che al momento è molto collegato ed è molto influenzato dagli asset tradizionali, e questo non significa, cioè, bisogna semplicemente saperlo e stop, e non bisogna essere ancora lì chiusi, no ma Bitcoin, cioè sono il primo sostenitore di Bitcoin, però è bene sapere che Bitcoin, ripeto, è correlato ai mercati tradizionali. E se non mi credete, guardate semplicemente i movimenti, mettete i due grafici, ok, li guardate, ovvio non è che ogni volta, però tendenzialmente seguono lo stesso trend. Tra l'altro ieri notizia positiva per quanto riguarda l'inflazione, Bitcoin è salito. Ora, che cosa aspettarsi? Secondo me è molto probabile una sorta, in realtà lo dicevamo da giugno, no? Quando eravamo in questo box, nel caso di rottura del box, che l'abbiamo rotto tra l'altro, andiamo in direzione dell'altro box, quindi $28,000. A mio parere Bitcoin al momento è indirizzato verso questo livello qui, tutto sommato dovrebbe essere anche tra l'altro un periodo calmo, nel senso non dovrebbe esserci più nessuna grande notizia a parte settimana prossima che si dovrebbe incontrare la Fed sui tassi di interesse, ma insomma non è un evento così importante. Occhio invece a fine mese, dove ci sarà la vendita dei Bitcoin da parte di
MTGOX, in realtà non vendita, trasferimento. MTGOX, che cosa è accaduto? Nel 2014 c'è stato un hack del più grande exchange di criptovalute in quel momento, che era MTGOX. Praticamente MTGOX è andata via con i soldi e adesso sono riusciti a ritrovare, se non ricordo male, 3 miliardi di dollari, circa 130.000 bitcoin, giù così. Questi 130.000 bitcoin verranno ridati a fine mese, nell'ultima settimana di agosto, a praticamente quelli che avevano quei soldi in quel momento, nel 2014. Ora, pensate voi cosa potrebbe fare una persona che si ritrova dopo finalmente 8 anni i soldi che aveva acquistato nel 2014. Ovviamente non saranno gli stessi, però dico... cioè, pensate già dal 2014 ad oggi quanto è cresciuto Bitcoin, valeva 100 dollari, ora ne vale 24.000. Pensate un po' una persona cosa potrebbe fare, ovviamente teniamolo sotto controllo perché sarà un evento importante. Quindi secondo me Bitcoin al momento può andare tranquillamente senza grandi scossoni in zona 28.000 dollari, se tutto va bene, se l'S&P 500 continua a salire. E quindi niente, S&P 500 che sta facendo bene, ha fatto un nuovo massimo rispetto a questo qui precedente, quindi siamo già in massimi crescenti, anche il Nasdaq è sulla stessa linea, molto bene, ok? Potrebbe iniziare una sorta di reversal trend. In realtà io aspetterei maggiori conferme il mese prossimo per evitare di una finta bull trap, nel senso che il mese prossimo ci saranno i veri dati importanti dell'inflazione, quindi riusciremo a capire se il trend effettivamente è discendente, quanto scende, perché se poi il mese prossimo l'inflazione è ancora 9 e 10, cioè le borse non festeggiano mica, quindi qui abbiamo bisogno di 1-2 mesi ancora giù, abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno di pazienza per capire bene se effettivamente questo è stato il minimo di Bitcoin e poi anche dei mercati in generale. Quindi personalmente reputo al momento zona 28.000 dollari come zona di resistenza prossima e zona praticamente sui media 200 sul weekly, che è praticamente qua a 22.009 la zona di supporto. Nel caso in cui 23.000 dollari venissero di nuovo rotti, allora è probabile ritornare a ritestare i minimi o comunque girovagare intorno a questa media ancora per un po', perché se non lo sapete, Bitcoin in questa fase di mercato, che è una fase di accumulo, lateralizzazione, bear market, tende a stare comunque vicino alla media 200 almeno per un periodo di tempo una volta approcciata, cioè almeno un paio di settimane se non mesi, ok? Queste sono candele settimanali, quindi potete capire come l'intensità, vedete qua siamo stati praticamente 40 settimane, qui siamo stati 20 settimane. Ora il passato non può prevedere il futuro e non può essere un chiaro indicatore del futuro, ma statisticamente potremmo stare a meno ancora fino a ottobre, inizio novembre, intorno alla media 200 sul settimanale. Soprattutto ricordiamoci che la situazione macroeconomica non è migliorata, l'occupazione negli Stati Uniti è estremamente bassa e questa è estremamente alta, la disoccupazione è bassa, e questo non è un buon indice, perché vuol dire che la recessione effettiva non è ancora nella sua fase potente, è ancora una fase iniziale, quindi ci sono tante cose, vediamo un po' com'è. L'importante, ricordiamoci che Bitcoin segue l'andamento della macroeconomia e dell'economia globale, quindi se i mercati vanno su, Bitcoin va su. In questa fase è così, è tutto correlato, siamo in questa fase praticamente da qui, direi da novembre ormai Bitcoin segue l'andamento dei mercati, e questo è. Quindi mi raccomando, attenzione agli eventi macroeconomici e seguiamo sempre tutto il lato news. Bitcoin comunque, ripeto, sul lungo termine non sono consigli finanziari, secondo me è una grande zona di accumulazione, è una grande zona di... per chi è un investitore di lungo termine, io personalmente non starei con le mani in mano, ma ripeto, questa è la mia strategia, fate le vostre strategie e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi, a settimana prossima.